Allora ragazzi, prima di iniziare col parlare del video, vi vorrei semplicemente chiedere di lasciare un mi piace da subito perché comunque sono stato una settimana inattivo per colpa delle vacanze e voglio vedere quanti siete ancora vivi e proviamo ad arrivare a 800 che penso che sia fattibile. Se sembra sta a tutti ragazzi, qui Blur, come potete vedere ripartiamo con i video, torniamo col bot, sono tornato ora dalle vacanze, abbiamo Black Ops 3. Black Ops 3, scusate se guarderò a volte lo schermo ma devo regolarmi con il gameplay. Allora, ci ho giocato, ci sto giocando da ieri sera quando è uscita praticamente la beta. E per quelli che si dispiacciono perché non ho fatto un video reaction, praticamente io mi sono ammazzato, cioè mi sono spaccato la schiena ieri sera per provare a giocarci il prima possibile. Quindi erano le 4 di notte quando ho iniziato a giocarci e non potevo fare un video reaction a casa. Allora, iniziamo subito col parlare del gioco. E sono praticamente, ho fatto dei gameplay, ho messo 2 minuti e mezzo tipo di cecchino, di armi e di trick shooting, così almeno vi interessa un po' tutto e ve lo vedete. Allora, questo è il cecchino base, diciamo che ha dei problemi, nel senso che ci metto uno svario a ricaricare, quindi non mi ci trovo molto bene. C'è anche l'altro che è il ballista, che avrete visto anche da Pamage, non l'ho potuto utilizzare, però comunque fa molti hitmarker, quindi tende a essere proprio come il ballista anche come utilizzo. Allora, io faccio un video su Black Ops 3, ma vi dico le mie opinioni personali, Non sono, cioè sono proprio le mie opinioni, quindi non è che. E poi dovete pensare che è la beta, quindi cambierà di sicuro tutto. Cioè, cambierà molta roba, cambierà dalla beta al gioco, cioè cambia sempre. Però, vabbè, qui intanto vedete anche l'arco, praticamente ogni classe è tipo ha una cosa, una specialità e voi la sbloccate durante la partita e potete usarla. Era caruccia la clip se avessi continuato, ma ovviamente non ho continuato. Allora, il cecchino mi ci trovo relativamente bene. Allora, quali sono i problemi del cecchino? Che non si può giocare con la sensibilità, tipo già dalla 9. Non puoi giocare, ma in realtà già dalla 6 tu non puoi giocare col cecchino, perché praticamente quando tu tendi a mirare, quando fai gli hardscope è troppo veloce la mira, cioè è veramente esageratamente schizza troppo e quindi già sensibilità, cioè 14 è improponibile, veramente. Pamage gioca a 4, io questa partita l'ho giocata a 4. Allora, vabbè, grafiche, robe varie, sti cazzi, cioè, raga, non è che è importante. Cioè, è bella comunque. Per il trick shotting, già ve lo anticipo, vedrete tipo gli ultimi 2 minuti e mezzo del trick shooting, sia con questo cecchino che con il ballista, con l'Agog però, perché diciamo che si possono fare un po' più di cose. E non ho fatto trick, knack, can swap, perché devo capire bene ancora come funziona. Comunque potete trovare dei video su YouTube, penso che Joe stia facendo un video riguardo, che è stato un po' più specifico proprio riguardo ai trick, quindi magari poi passate da lui, forse esce in serata il video. Qui siamo passati intanto alle armi. Ho provato tre tipi di armi che erano tra le classi principali. È tipo un RPD. Poi ho provato all'inizio, avete visto tipo una sorta di FAMAS. E poi ci sta tipo un'arma di merda che sembra la MP5K. Allora, il trick shooting è praticamente strano. Ci stanno dei problemi, secondo me. Ad esempio, proprio quello della sensibilità. Che praticamente, ragazzi, tu hai una sorta di saltino che tu puoi fare, tipo che ti porta un po' a mezz'aria, però comunque è basso. Il problema è che pur essendo molto più basso rispetto a quello di Advanced Warfare, tu puoi fare più giri di Advanced Warfare in aria. Quindi praticamente già che puoi fare più giri di Advanced Warfare non è proprio il top, secondo me. Però vabbè, bisogna vedere comunque. Allora, tipo trick, io penso che ce ne siano tanti, ci saranno InstaSwap come sono stati confermati, c'è lo ZoomLoad, non mi è venuto, non ci ho pensato a farvelo vedere, però ci sono delle cose, quindi è comunque bello, i colpi non so dirvi se vanno dritti o meno, a me vanno sempre storti, quindi non è che non è una novità. Allora, qui potete vedere un primo tentativo di suicide, avevo visto questo, l'ho stannato con questa strana cosa, ho fatto un 1080, quella che vedete che fa così è praticamente la sorta di coltellata, alla quale sono rimasto molto perplesso perché fa hitmarker. Cioè, io non ho mai giocato Advanced Warfare, ma non so se anche Advanced Warfare la coltellata faccia hitmarker, è allucinante questa cosa. Cioè, che cazzo fai fare hitmarker alle coltellate? Però vabbè. Allora, qui si vede tutti i trick shot, qui ancora sto facendo i trick con questo di cecchino e poi farò anche col ballista. E comunque io, secondo me può essere bello come gioco, non so quanto resista, secondo me.
secondo me resisterà un po' più di Advanced Warfare. Cioè, sta sui livelli di Ghost come gioco che resisterà per i Drake. Secondo me si continuerà su BO2. Tanti continueranno su BO2 o su qualunque altro gioco. Però bisogna vedere, ragazzi, anche perché si devono scoprire ancora tanti trick e tante cose. Vedete, questo è il cecchino, è figo, è abbastanza bello. E qui mi sembra che, a certo, faccio anche un jumpy twist uscito proprio bene, infatti sono stato molto felice, sì. Sono un nerd degli OG Shots anche su BO3, vabbè, ciao. E comunque si devono sbloccare, ho capito che ci sono delle cose tipo i perk, alcuni sono come BO2, però li devi sbloccare andando avanti. Io stavo a livello 7, quindi non è che avevo niente, qui l'avrei potuto prendere, ho fatto a pelo. E comunque, sniping non male, decente, molto decente, anche gli spawn fatti bene. Trickshotting, speriamo in bene, ragazzi, però non sembra malissimo, non sembra malissimo. E per chi mi vuole aggiungere su PS4, TMBLUR, Tumblr, niente, io voglio finire qui il video. Vi chiedo semplicemente, cortesemente, di lasciare un mi piace, come già vi ho chiesto all'intro, perché comunque voglio vedere se volete altri video sulla beta, magari devo provare qualcosa di particolare che voi volete, quindi proviamo ad arrivare a 800 mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!